Bello a tutti ragazzi, sono Sergio e benvenuti sul mio canale. Comincia l'ottavo di finale oggi Francia-Argentina. Il sondaggio l'ha vinto l'Argentina, anche se non è ancora finito, però ragazzi, non ho tempo per registrare stasera, sono vedere Caparezza e quindi ragazzi non ho tempo altro utile per registrare. Prima di cominciare però ragazzi vorrei dirvi due cose molto spiacevoli. E insomma, nonostante tutti i video dei mondiali che sto facendo, 15 giornate di mondiali, 15 video, tutto il torneo simulato, alzo si scrive ogni tanto che si è fiato nel mezzo, ma adesso ho dovuto interrompere per via dei tempi di caricamento, stiamo perdendo iscritti. Stiamo perdendo iscritti. All'inizio le prime 3-4 partite avevano portato una botta di 6-7 iscritti e abbiamo persi 3 nell'ultima settimana. E questo mi dispiace molto, perché io pensavo che questi mondiali ragazzi fossero ovviamente nei limiti di uno che ha sotto 100 iscritti, che fossero una grande divulgazione, invece non è stato così. Me ne assumo le responsabilità pienamente, 100%, non do la colpa a nessuno di voi, assolutamente, perché comunque è difficile che mi mettiate un dislike, come altrettanto difficile che guadagni l'iscritto. È un po' colpa della copertura, perché un youtuber piccolo si deve fare veramente il mazzo per salire, però ragazzi, sicuramente se i risultati sono questi è anche colpa mia. Non lo escludo, anzi ragazzi, me ne assumo la responsabilità pienamente. Sto cercando di promuovermi il meglio possibile per poter risolvere la situazione, però ragazzi, risultati scarsi già ad arrivare. Sto ogni video, pubblico anche su Instagram, su Facebook, tra vari gruppi, sulla pagina, il link, ma c'è poco da fare. Quindi ragazzi, se siete nuovi, vi invito per favore a darmi una mano, a guardare il canale, a guardare altri video e se proprio volete iscrivervi. Io vi dico che o si raggiungono gli 85-90 iscritti per la fine dei mondiali, o io 99 su 100 chiuderò il canale. Attendo alla fine dei mondiali, pubblico gli ultimi due video di Assassin's Creed che mancano, perché giustamente è una serie evaporata alla fine ragazzi, poi chiuderò il canale, ma lo chiuderò nel senso che non rimane più niente e non so poi se ricomincerò a questo punto, perché non, se si fallisce non si sa se poi si ricomincia, ecco, quindi non lo so. Tanto finiamo questi mondiali, andiamo a farci squadra di Francia Argentina. Ovviamente Argentina che è tutta downgradata dopo le sconfitte, metteremo Sergio Romero in porta, Tagliafico, anzi Fazio, con Otamendi e Marcos Rojo, Biglia, Mascherano, Di Maria, Salvio, Rigoni, mettiamo Rigoni, Messi con Dybala e Higuain. Domani ragazzi alle 17, Kazan Arena, stadio del Rubin Kazan. Ragazzi, forse non ho un tono felice come altre partite proprio per questo motivo qui, e ve l'ho detto, mi assumo le complete responsabilità. Non escludo colpi, ecco. C'è sempre una bellissima atmosfera in queste sfide internazionali fra grandi squadre, l'atmosfera. Perché comunque alzarsi la mattina e siamo pronti. Mettere la sveglia per dover fare video. Aprire il computer e programmarli per quelli che escono il giorno dopo e trovarci un iscritto o meno, ragazzi. Sei un milione un iscritto e scendi un milione non fa niente, ma se ne hai 83 e scendi 82 e poi il giorno dopo 81, capite ragazzi che soprattutto per chi ha un canale non è una cosa molto piacevole. Io l'ho detto, sto cercando
di risollevare la situazione e niente, ci provo con tutte queste fasi di mezzo diretta, magari il mondiale entra più nel vivo, per le più interessanti, chi lo sa, ci sarà il colpo di genio, io lo spero, però diciamo queste cose non mi rendono tanto felice, ecco. Beh, pensiamo alla partita, ragazzi. Oggi sempre alle 15, o alle 18, dipende, ragazzi, quando caricherà Uruguay e Portogallo, due partite al giorno. Pensate un po' così. Comodo e soprattutto con una visibilità ottimale da ogni parte delle tribune, quello che ci vuole per godersi lo spettacolo del grande calcio mondiale. Ecco la Francia, Lloris, Lema, no, Lloris, ma è una panchina. Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Mbappé, Kanté e Pogba, Matuidi, Griezmann davanti, Giroud. I nostri ragazzi li abbiamo già visti prima, come vi dico sempre. Questo che vedete in grafica è lo schieramento di partenza dell'Albi Celeste. Modulo dalla spiccata vocazione offensiva, il 3-4-3 con cui scendere in campo oggi. Sarà una bella sfida, sono pronto a scommetterci. Parlando di Argentina, ovviamente, torna allora, in memoria. Allora, possiamo cominciare. Diego, batterà il 10, Diego Armando Maradona. Higuain. Francia che si avvicina alla zona d'attacco. Se non va appena qua dentro... Per Giroud ha coperto Marcos Rojo, c'è la palla di Sergio Romero. Di Maria ha il cross troppo forte, allora Higuain stoppa e gli leva di lì Varane. Qua dentro ottima per Higuain, c'è però la copertura ancora di Varane. Sale Griezmann. Mbappé. Spara fuori, meno male. Spara fuori, meno male. Pigra va al cross, troppo lungo. Invece a Mascherano. C'è Cantecca a 24.000 di velocità. Hernandez sulla sinistra. Terza attitudine, sinistro, bravo Romero. Griezmann, Mbappé, attenzione, poco bravo. Liga dentro dove c'è Di Maria. Calcio, la posizione impossibile! Bel gol di Di Maria. Quarantesimo, sblocca la partita, ragazzi. Sblocca la partita, 40 minuti, palla profonda di Piglia per Di Maria. Non sapevo se, non deciso se crossarlo oppure tirare, ho detto tiro. Insomma, lo fanno ed è successo così. Segna Di Maria, apriamo le marcature. Risultato probabile, anche se l'Argentina sappiamo com'è messa a questo mondiale e non è messa bene. Guarda Franco di Lloris. 1-0, segna Di Maria al 40esimo. Higuain, giù per Di Maria. C'è calcio d'angolo. Sì. Va Messi dentro. Spazza. Due minuti di recupero segnalati dal quarto uomo. Per Malazione recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Griezmann costretto ad arretrare per avere. Bravo Viglia. Dybala. Dybala con un po' di difficoltà ma arriva a Higuain. Mascherano lungo, troppo lungo, ci arriva Di Maria. Ormai ragazzi si andrà al secondo tempo. Si chiudono così i primi 40. 1-0, segna Di Maria, ragazzi. 1-0. Al 40esimo col diagonale di sinistro. La prestazione di Maria fino a questo. E andiamo al secondo tempo. Tiri 3-1 per loro, porta 2-1 per loro, ragazzi. Diciamo se la sono meritata più i francesi. Però comunque abbiamo saputo tenere. Sono anche più forti. Marco Sloco dentro Perigoni. Che va al cross difettato per Di Maria e non ci arriva.
Messi di destro non va, ovviamente, e quindi Lloris. Sman al sinistro, penalti sopra la traversa. E poi non posso sostituire Di Maria con il Pavon. Non adesso. La sostituzione, vedremo se prova Romero a rinviare. Punta l'area. La palla dentro, no, rigore per la Francia, no, non ci credo. Poi di Fazio. E calcio di rigore per la Francia. E quindi andrà Griezmann e si andrà sull'1-1. Para il cucchiaio di Griezmann, Sergio Romero, e si resta sull'1-0. Anche la linea. Messi lancia Biglia, salta gli schemi. Biglia. Si prepara da Hernandez, la deve tornare indietro per Messi. Ancora Biglia. Rigoni al cross. Oh, bravo. No, poteva tirare. Poteva tirare da lì. Lemar. Calcio d'angolo. No, punizione, fallo di mano. E facciamo le tre sostituzioni, ragazzi. Anche loro fanno entrare Mendy per Hernandez. Va dentro, gol. No! Sì. Gol. Il giusto premio per i loro sforzi. Quando si è la difesa, gol di Varane. Gol di Varane, ragazzi. Sapevo, ragazzi. Gol di Varane. Se lo sono meritati, poi, ragazzi, la condizione del canale non è che aiuti tantissimo. Non ne posso fare una colpa. Però, ragazzi, è vero anche quello. Perde la marcatura Higuain. No, Higuain, l'ho levato. Di Maria. E palla tranquillamente nell'angolino. Pregio al 33esimo, Rafael Varane. Si riparte. Rigoni, Messi. E calcio d'angolo adesso. Lloris, ragazzi, è un porterissimo, Va dentro! Quasi una semifinale di Tagliafico. E c'è Lloris. Ancora. Va dentro, mamma mia, l'ha presa Griezmann, l'ha presa. E la palla. Difficile fare meglio. Wesh. 3 minuti da recuperare. Tagliafico. Fate qua, Aguero. No. Come si fa? Chissà quando ricapiterà un'occasione così. E adesso andrà supplementari, presumo. Credo. E confermo. Se non fa gol la Francia adesso. Si va a supplementari. Risultato che ci sta, oddio. Ci starebbe più un 2-1 per la Francia, anche dire la verità. E dal punto di vista di meritarsi o no questa partita. Però, vabbè, abbiamo anche parato un rigore, quindi pensate un po'. C'è stanchezza. Griezmann al cross, lungo, a Pavard. Questa deve essere di Romero, bravo. Dembélé, Griezmann, no. Gol della Francia. Splendida giocata. Perde Messi, no, chi era? Otamendi. Perdo l'uomo sul palo. Gol della Francia. Non ci credo. Vedremo adesso se ci sarà la reazione dell'Argentina. Saranno 2 minuti di recupero, come indica il quarto uomo. Ripartono in campo aperto. Mar lunga, Giroud. Attenzione, pericolo. Ma poi fanno anche il terzo. Conclusione leggermente troppo alta. Palla che termina. L'unica speranza era sulle rigore. Non era semplice tenerla bassa. Niente, non c'è anche tempo per l'ultima azione. Si va al secondo tempo supplementare, ragazzi. Adesso c'è da mettere tutto in campo. Tutta l'anima. Ci sarà adesso il secondo tempo. Palla profonda per Dybala. Servito bene Dybala. Dybala, no!
Calcio d'angolo va Messi. C'è Higuain fuori. Fuori. Non è possibile. Non è possibile. Tutti avanti. Non con la fronte, ne è uscita fuori, però possono ricominciare. Guardate qua, palla per Aguero. Aguero! Aguero! 2-2. 2-2. Sergio Aguero. Sergio Aguero. Sergio Aguero. Credo, credo. Sì, Aguero. Con Aguero. 2-2 finalmente, poi dopo quella che ha sbagliato prima. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi. Sì, ragazzi, se l'avessi sbagliata avrei veramente tirato giù tutto. Ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta a fare il 2-2. Adesso si tiene il pressing alto, si va in equilibrata, non più attacco totale. Siamo pressi gatto perché il terzo non serve brutto farlo, ma tanto ci sta più che facciano loro il terzo. Ecco quello, fanno loro il terzo. Punizione, meno male, punizione. E la tira Griezmann. No, 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 no. No, se prendiamo gol ora, ragazzi, veramente. Sinistro! Ottimo, 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 ottimo la parata. The Flexport adesso andare a Sergio Romero. Di Griezmann. Griezmann, angolo un'altra volta, angolo un'altra volta. Cedendo il male minore, il calcio d'angolo. Palla toccata corta. Cross in mezzo. Cross in mezzo, traversa. Spazza Tagliafico. Esci, 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 bravo. Guarda, guarda Di Maria, guarda Di Maria, non ce la fa più. Ultima palla, Di Maria dentro. Aguero! Aguero! Gol! 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 Non ci credo! Al 120esimo! Al 120esimo! Al 120esimo! Mamma mia, ragazzi, che rimonta! Tutto nei supplementari! Tutto nei supplementari da 2-1! Al 109esimo stiamo 2-1! E poi dobbiamo perdere iscritti, eh! E poi dobbiamo perdere iscritti! E poi dobbiamo perdere iscritti! La faccia di Lloris nel recupero, il filtrante per la doppia di Sergio Aguero. L'ho sostituito a Higuain, ragazzi, ho fatto più che bene. E adesso non si può più sbagliare. Finisce qui. Partita memorabile, se il canale chiude la elimineremo. Ma se il canale rimane, se vi iscriveste, certamente grande spettacolo. Sarebbe, ragazzi, una partita memorabilissima. 3-2, rimonta, ragazzi, che rimonta, che rimonta. Neanche in Croazia e Argentina. Sfogliate il canale, la trovate. Rimonta folle, ragazzi, rimonta folle. 2-3, Giroud al 103esimo, Sergio Aguero 111esimo, 120esimo. Mezz'ora di registrazione anche questa partita qua, tra l'altro. Però ragazzi, ne vale solamente la pena. Tiri 12-8 per loro, in porta 6 pari. Quindi ci sta pure. Ragazzi, gioia a parte, vediamo di sollevare il canale perché comunque la situazione non cambia, anche se abbiamo rimontato una partita possibile. Vi ringrazio, lasciate like, iscrivetevi come al solito e noi ci vediamo oggi con Uruguay-Portogallo. Ciao a tutti ragazzi, grazie della visione.